Ieri Roccella Ionica ha incontrato Reggio, un appuntamento presso l'Arena dello Stretto, uno scenario meraviglioso che ha suggellato l'incontro della città metropolitana con la periferia. Roccella ha deciso di presentare il programma di appuntamenti estivi che animeranno l'intera stagione e poi una degustazione di prodotti tipici del territorio, ecco la cosiddetta pasta alla corte d'assise, prodotto tipico del territorio roccellese che attira tanti turisti. Una serata dunque di musica, degustazioni, ma anche cultura. C'è stata l'occasione di presentare il libro di Vincenzo Staiano, Quel diavolo di Scottolo Faro, e poi ancora un concerto importante del Regium Jazz Orchestra, che ha concluso la serata. Ma andiamo per ordine. Un piccolo talk show dove Roccella ha incontrato Reggio con la presenza del sindaco metropolitano e di quello cittadino che, assieme al sindaco roccellese Vittorio Zito, hanno raccontato come la città di Reggio Calabria abbraccia il territorio dell'intera provincia e in particolare il mare roccellese. In un momento molto importante, molto bello, perché a qualche ora che abbiamo accolto quella che è la proposta del territorio della Locride, promuovendo la candidatura alla prossima capitale della cultura italiana, e quindi la Locride che si candida a ricoprire, a rivestire questo ruolo di prim'ordine. E bellissima anche la location che è stata scelta, finalmente siamo cittadini metropolitani, ecco, lo possiamo dire, ed è anche bello il segnale che ovviamente il sindaco ha voluto dare lanciando questa presentazione proprio dall'Arena dello Stretto qui al comune di Reggio Calabria. È anche un modo questo per interpretare in maniera diversa, ecco, questo evento che ormai non può essere un evento soltanto di quell'area ionica, di quel comune che sta facendo veramente tanto. E forse sarebbe il caso di dire finalmente l'abbiamo capito che siamo una città metropolitana, era ora. Il senso è proprio questo: cresce Roccella, cresce Reggio Calabria, cresce Scilla, cresce Reggio Calabria. Se partiamo da questo presupposto, forse raggiungeremo altre città che sono avanti anni luce da questo punto di vista. Nel momento in cui il sindaco Zito mi ha fatto la telefonata per dirmi sai, avremmo intenzione di presentare il calendario, di fare alcune iniziative sul lungomare di Reggio Calabria, sono stato la persona più felice di questo mondo e subito è stata accordata la richiesta e concordato anche l'evento. È stato un modo dinamico e concreto di operare in sinergia, proponendo eccellenze del territorio della Locride e in particolare della cittadina ionica. Un modo importante per presentare il calendario della prossima stagione estiva. Soddisfatto il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, che ha fortemente voluto questa presentazione. No, Reggio Città, perché il cartellone estivo ormai lo sanno tutti quanti, un cartellone molto molto ricco. È un cartellone che meritava una presentazione diciamo che superasse solo i confini di Roccella. Siamo a Reggio non solo perché ovviamente è la nostra città metropolitana, ma perché siamo in uno dei posti più belli d'Italia, ce l'abbiamo vicino casa, e quindi crediamo insomma che l'estate di Roccella meritasse una presentazione in un luogo così bello come il lungomare di Roccella, così bella come l'arena Ciccio Franco qui di Reggio. Eccellenze sono gli spaghetti alla corte d'assise, l'obiettivo è quello di creare il deco Roccella, spaghetti che i presenti hanno potuto gustare grazie al cooking show e alla degustazione della cascina. La corte d'assise è nata a Giosa Marina, che gestiva un ristorante da Rocco, mio nonno, e dall'estero il maestro chef Belcastro Gaetano un giorno ha cucinato una pietanza a dei magistrati. Non sapevano come chiamarla, allora l'ha chiamata la corte d'assise, questa, che adesso la conoscono tutti nella costa ionica reggina. Non perché siamo noi, la fanno tutti, però oggi come oggi rappresenta il territorio questa corte d'assise, che ogni locale o chi va al ristorante cerca questo prodotto, perché è un prodotto ormai del territorio, anche nei matrimoni cercano sempre questa corte d'assise, perché è piccante ed è il gusto, prevale il peperoncino calabrese. Gli spaghetti sono stati accompagnati da uno straordinario vino, era quello delle Cantine Lavorata, anche loro un prodotto da esportare per l'amministrazione comunale cittadina, ma anche da accostare ai cibi tipici del territorio. Oltre l'Ampisa abbiamo ripreso
il Greco Nero, che è sempre un vitigno che è stato, perlomeno si dice che è stato portato dai greci, sempre nel periodo avanti Cristo. Abbiamo portato anche i bivongi, sia le riserve, il bianco e il rosato, che sono vini ormai che rientrano nella zona delimitata della denominazione di origine controllata. Tanti volti conosciuti, tanti politici presenti a questa iniziativa che ha preso il nome di Portami a Roccella. Vittorio Zito e la sua amministrazione hanno avuto una buona idea, insieme ovviamente alla città di Reggio e alla città metropolitana. Questa è una buona idea, cioè intanto per noi di Roccella, diciamo, tenere conto del fatto che c'è una città di 180.000 abitanti che per il nostro turismo di prossimità è molto importante. Tantissimi reggini sono affezionati a Roccella, vengono in vacanza d'estate, passano i fine settimana a Roccella, a primavera, eccetera. Già questo è un fatto importante, però secondo me anche che i roccellesi comincino a venire a Reggio di più. Non ci dimentichiamo che Reggio è una città di straordinaria cultura, a parte i bronzi, le pinacoteche di Reggio e tutta la cultura che gira intorno alla città. Quindi io credo che dobbiamo cominciare a muoverci tra le nostre città e visitarci reciprocamente, diciamo. Demetrio Naccari Carlizzi, lo consideriamo un cittadino di Reggio Calabria, un roccellese che arriva a Reggio Calabria? Lei da tantissimi anni, lo sappiamo, sto scherzando, vive a Reggio, ma lo possiamo, un amante di Roccella. Questo è sicuro, un amante di una città che merita di essere amata come Roccella, da tutti i punti di vista, assolutamente. È un punto di riferimento di questa provincia e della regione, da tutti, sia dal punto di vista amministrativo, con un'amministrazione da sempre che ha una tradizione e oggi rinverdita dai giovani, veramente, diciamo, guida nei processi di trasformazione, che nella civiltà proprio dei cittadini e nella bellezza del territorio.